Basta, preferisco sempre stare a piedi. Allora, se tu stai a piedi, ti puoi venire. Buonasera a tutti e a tutte, La si benvenuti a questa Ok. magnifica occasione di presentazione del libro di Andrea Mazzoni, che voi conoscete benissimo, è stato presentato su Nova Radio, a Rissiti 3, in varie occasioni, e siamo onoratissimi noi del CRS Toscana di poterlo avere appunto qui con noi per la presentazione. Prima di tutto voglio ringraziare l'SMS Rifredi e l'ARPA di Firenze che ha contenuto diciamo, questa presentazione insieme ovviamente a tutti gli altri partner della serata, quindi la società, l'Associazione di Decoordinamento Viola Clerc, il Museo Fiorentino e naturalmente il Centro per la riforma del settore Toscana. Io coordino la sezione prego, del CNR, del CRS, diciamo brevemente, toscano e chi è interessato alla nostra attività in questi anni abbiamo questi dati, li trovano sul sito del CRS nazionale. Ma benvenuti stasera in questo speciale occasione per incontrarci e per discutere assieme delle vicende affascinanti, direi, di Armando Trigo, il tenente Viola, che ci ha raccontato nel suo bel libro Andrea Mazzoni, che è qui con noi. Ma a discuterlo abbiamo l'onore e il piacere di avere Massimo Cervelli, vicepresidente del Museo della Fiorentina, che farà anche un po' il maestro di cerimonia durante la trasmissione e la serata. La professoressa Francesca, docente di storia contemporanea per tutte le attività dello sport all'Università di Firenze, nota e filastro, direi. E abbiamo il piacere di avere Carlotta Ciamperoni, ecco, che è già sovrintendente per l'archeologia in Toscana e per l'associazione rappresenterà stasera l'organizzazione Centro Coordinamento Viola Clerc, istituzione del Presidente Cristo, che come detto, ha avuto delle difficoltà. Io finisco qui, sono lietissima di ascoltarvi, Andrea, prima di tutti gli ospiti di stasera. Buona serata, grazie di essere qui e questo è l'inizio di una magari prossime collaborazioni sul tema dello sport in generale. Naturalmente. Buonasera. Presentando questo libro si presenta qualcosa di più di un libro e dà anche l'occasione per discutere bene o per dare gli elementi su questi aspetti. Sono sostanzialmente tre grossi motivi. Il primo è una rassegna su cosa sia il calcio oggi. Il secondo è il crollo europeo con la seconda guerra mondiale e il fatto che tanti calciatori dovettero abbandonare la loro zona comfort, si direbbe oggi, e prendere delle decisioni, e qualcuno lo fece correttamente dalla parte giusta, e ci si trova situazioni divertenti per la storia italiana dove un terzino della zona comasca, no? Si trova a essere uno dei fucilatori di Benito Mussolini. Il terzo aspetto è quello più toccante da un punto di vista della scrittura del libro, che è la biografia d'Armando Frigo. Ora, io prima di dare la parola agli altri relatori, mi soffermo sul primo e sul terzo aspetto. Sul primo aspetto, perché il calcio è diventato, il calcio è un linguaggio universale. Il calcio è come poi altre cose, come la musica, come la danza, è un linguaggio che mette in comunicazione soggetti diversi,
mondi diversi, culture diverse e crea condizioni per stabilire relazioni, legami. Nella mercificazione assoluta del mondo di oggi, ciò del calcio è, insieme a alcuni eventi top dello sport, il Tour de France, il football americano nella sua finale, le Olimpiadi, Wimbledon e i grandi slam, l'unico momento in cui viene venduto ancora l'avvenimento live, l'avvenimento dal vivo. Le piattaforme televisive hanno come elemento remunerativo dei loro abbonamenti non l'on demand, no, i magazzini dei film e delle serie, ma la trasmissione di questi eventi. Tant'è che nascono piattaforme e si qualificano su questo aspetto qua. Noi siamo abituati al calcio, ma se si guarda chi si è la piattaforma che si è assicurata a tutte le borse ciclistiche, ha costruito che Discovery ha costruito un suo meccanismo. Addirittura lo Slam d'Australia, dove Sydney è arrivato in finale, è stato preso da Disney TV. Per dire, il livello di sostegno del calcio oggi al lato spettacolare, entertainment, è molto più superiore a quello del calcio come gioco. Questo porta una serie di conseguenze che andrebbero indagate, che sono anche indagate, sono anche abbastanza evidenti in tutte le società. Questo a partire dalla pratica sportiva di base, no? Dove il ragazzino o la ragazzina che vuole giocare a calcio lo deve fare appoggiandosi a delle scuole calcio, quindi si paga per giocare, cioè siamo totalmente spossessati da una forma che era più banale. Quando il calcio si è affermato nella sua propria epopea e nella conquista di un proprio pubblico di appassionati, di gente che si organizzava per giocare, lo faceva perché il calcio era uno dei giochi più riproducibili, bastava un pallone, l'abbigliamento era molto relativo, bastava la voglia di giocare, di correre. Non è più così. Non è più così, come non è più così tante cose. Ora, io le butto lì perché sono tutte. Ad esempio, non abbiamo più il calcio di strada, non abbiamo più il ciclismo di strada, e questo paese non è più competitivo a livello ciclistico. È un paese che si permette impunemente di uccidere Scarponi, uno dei più forti ciclisti italiani che si allena per la strada, e che quindi rende impossibile come messaggio che qualsiasi famiglia ti autorizzi, qualsiasi genitore ti autorizzi a un ragazzino portarlo a fare ciclismo per strada. Ma nessuno dice nulla, perché questo non è un nostro problema, no? Noi siamo dentro una narrazione dove tutto va bene, tutto deve andare bene, gli indicatori sono di altri tipi, ma vediamo se questo grosso spossessamento. Quindi ce l'abbiamo. Il calcio come fulcro anche economico dell'entertainment, non da solo, c'è l'NBA, ci sono tante altre cose. Il calcio svuotato dal proprio aspetto di gioco, e quindi da una pratica che dovrebbe essere più diffusa e più massiccia, ma tutto questo avviene per il calcio, avviene per il ciclismo, avviene per la danza, avviene perché non abbiamo un sistema formativo educativo adatto, perché le scuole non servono a un cazzo, perché dentro una scuola te dovresti affidare un ragazzo o una ragazza, un bambino o una bambina, a cui viene spiegato il mondo. Quindi le società sportive è la scuola che te le spiega. È la scuola, cioè, che ti fa conoscere. Tutto questo aspetto qua è il dibattito sul presente, poco storico, molto dibattito sul presente. Al tempo stesso il calcio è un fatto sociale completo, ha conquistato un'attenzione di massa e quindi è indispensabile a studiare la società nella sua prospettiva storica. Cioè, fortunatamente,
qui c'è Francesca e poi parlerà dopo, svilupperà questo aspetto qua. Anche gli storici hanno battuto la loro pigrizia nel non indagare lo sport, nel considerarlo un fatto minore della società. Questi, tutti questi aspetti qua, nella rassegna che Andrea fa, li trovate. Poi chiaramente, cioè, sono temi su cui ci si interroga, su cui c'è bisogno di fare dibattito, c'è assenza di interlocutori, perché sicuramente non sono le società sportive. Le società sportive, perché una proprietà oggi compra una squadra di Serie A? In ultima analisi, la compra perché c'è un'ambizione sportiva? La compra perché può portare dei titoli? La compra perché intanto è un mercato enorme nel nero, perché estero su estero, cioè qualsiasi proprietà può spostare capitali con la medesima velocità che si spostano giocando online, no? Perché il gioco online, le scommesse online, tutti c'è questa battaglia per non avere sponsor nelle squadre di calcio e nelle leghe di calcio delle società di scommesse. Le società di scommesse online eludono ogni tipo di controllo, cioè sull'esportazione illecita, cioè di capitali. Puoi fare tutto in tempo reale, cioè nel senso puoi smuovere masse, vai su Singapore, vai su altre piattaforme e non c'è discussione. L'altro aspetto è quello dell'infrastrutturazione. Compro la squadra di calcio perché mi fanno fare lo stadio, il centro sportivo, tutta questa cosa qua, e la può diventare remunerativa. Quindi c'è, e questa cosa qua ha visto in particolare nel nostro paese una crescita di società di capitale statunitense che sono nello studio di settore, noi siamo sottostimati come realtà perché le nostre infrastrutture sono ridicole, cioè che tutti i valori lo sa bene, basta vedere la civiltà di popolo sportivo, lo si vede dai suoi bagni, indiscutibile, no? E questi aspetti qua, nella rassegna Andrea sono evidenziati. Ripeto, cioè, mancano le occasioni di discussione, mancano anche le discussioni di azione, cioè su tutti questi aspetti qua, e di comunicazione. L'altro aspetto lo lascio a Francesca, poi c'è Edoardo in sala, cioè se avesse voglia, che ha scritto un libro su Buoni Partigiani, se ha voglia di intervenire, è un intervento ben accetto, è che una generazione che aveva vissuto in una zona franca, che era quella dello sport e del calcio, con la precipitazione della guerra viene liberata e quindi deve scegliere. Io affronto la questione della guerra in Italia, ve la delineo. Il fascismo e il nazismo scelgono di non interrompere i campionati di calcio, a differenza dei paesi alleati. I paesi alleati, l'Inghilterra, sospende le proprie competizioni perché siamo in guerra, e le famose frasi di Churchill, no? Ogni sport, l'ora più buia del paese, cioè quindi tutti gli sport del paese. Germania e Italia potranno dare l'immagine di normalità. Guardate, questa normalità non sarà solo il calcio. Durante la Repubblica Sociale a Firenze erano aperti 24 cinematografi, per dire la dimensione, no? Cioè, questa è un'ossessione di alcuni paesi. Per cui si tiene il campionato di Serie A, il campionato di Serie B, il campionato di Serie C vivo fino al 43. E questo aspetto qua è per dare un messaggio di assoluta normalità interna al paese. Conseguentemente, siccome sono tutti giovani e giovani, questi qui non possono fare i militari. E si crea una sacca di privilegio, no? Rispetto ai loro coetanei che devono andare in guerra e rischiare. Questa vicenda qua viene gestita in modo un po' paradossale dal regime, perché all'inizio, fino al 41, si tiene il battaglione olimpico. Poi nel 41, sostanzialmente, dicembre del 41,
sanno già che si è perso la guerra, no? Che non ce n'è più, comincia già l'autorizzazione allo sfollamento nelle campagne, cioè, si scioglie anche la divisione olimpica. Nel 43 utilizzano un escamotage di far vedere dopo il campionato che finisce presto, alla fine d'aprile, con il primo successo del grande Torino, e poi vincerà successivi, vengono appoggiati ai gruppi sportivi, il gruppo sportivo della Marina, c'è anche una sorta di campionato di guerra, c'è questo fattore, no? Questo lo dico per allacciarmi all'aspetto di Frigo, perché che reputo c'è sia il valore più maggiore del libro, ma non perché, come ho detto, non valessero anche gli altri due, perché Andrea è proprio bravo nel tratteggiare una biografia e nel mettere in risalto tutte le, nessun essere umano è una dimensione, no? Come spiegò un noto filosofo più di 50 anni fa. Tantomeno cioè, questo ragazzo, cioè che la sua contraddizione è di assumere l'idea che in quanto calciatore, un calciatore modesto, cioè, in questo contraddio con l'autore, cioè un calciatore modesto, dove è importante la sua storia di vita, che è quella legata ai campi calcistici. Nel momento in cui si è evidente la sua tradizione più privilegiata, dice: no, beh, io non, invece di stare a giocare in Serie B nello Spezia, prendo e chiedo di essere arruolato, no? Lo fa da tutta la storia che racconterà Andrea. Io ho finito, passo la parola a Carlotta Cianferoni dell'Associazione Centro Ordinamento per la Web, che ringrazio e che a cui soprattutto do il tema del rapporto. Attraverso la Fiorentina noi conosciamo tante altre storie, che sono la storia della città, dell'epoca della città in Italia e nel mondo, ma anche del tempo che passa. Sì, del tempo che passa. Io facevo, così hanno detto, ma non sono qui per questo. Ho fatto l'archeologa per una vita e sono occupata di Firenze, del suo sottosuolo, soprattutto appunto facendo, e non solo di Firenze, ma anche dei dintorni, e quindi sono particolarmente legata a questa città. Non sono qui per questo, sono qui per questo perché la Fiorentina è un canale più della più a Firenze, più della televisione, più del cinema, più delle cose. Cioè, chi è legato alla Fiorentina ci si conosce tutti e ci si incontra. Prima ho visto Ravenni che era qui. Dico, ma che ci fa l'archeologia qui? Ma io non sono mica per l'archeologia, io ci sono per la Fiorentina. Tra l'altro non sono molto preparato, ho sentito con grande piacere e interesse quello che ha detto Cervelli, perché sono tutte cose sulle quali mi piace anche, mi piacerà riflettere e parlare anche in futuro. Io pensavo comunque di venire perché mi interessava questo libro, mi incuriosiva, però poi soltanto all'ultimo momento mi hanno detto che dovevo venire a rappresentare Pucci, che insomma francamente indegnamente io sono una degli ultimi consiglieri arrivati nel centro di coordinamento. Quindi lo faccio con piacere. Devo dire che molte delle cose che ha detto Cervelli sono cose su cui bisogna riflettere, ma non sono il motivo per cui io sono qui, perché io sono qui appunto come fiorentina, come tifosa della Fiorentina e quindi legata alla storia di Firenze e di questa città. Prendo per esempio l'occasione per dirvi, che magari vi può anche interessare, che per il centro di coordinamento noi facciamo una volta al mese una serie di visite, le abbiamo intitolate Chi ama la Fiorentina ama Firenze, e quindi io vi accompagno chi ha voglia di venire. Ho portato al museo archeologico, in giro per le strade della città, questa domenica andiamo al museo di Casa Buonarroti, proprio perché il nostro legame con la città e con la Fiorentina è importante, e quindi era importante per me proprio scoprire qualcosa di più su Armando Frigo, che pur non essendo fiorentino, perché parte del fatto che è nato negli Stati Uniti, ma i suoi erano di origine veneta, vicentina, insomma della zona, comunque era legato a Firenze. Era legato a Firenze perché aveva giocato nella Fiorentina.
non neanche tanti anni, ora io un po' mi sono documentata, ma insomma 3 anni, non era forse, come diceva Cervelli, un grande giocatore, ma la storia anche della Fiorentina e delle squadre non la fanno solo i grandi giocatori, molto spesso i grandi giocatori passano, si amano e si odiano, e non ci sono viceversa delle figure che rimangono nel cuore dei fiorentini, nel cuore della città. E questa è una di quelle che io ho conosciuto con grande piacere e anche emozione, perché la cosa che insomma a me ha lasciato naturalmente più è stato il fatto che, nonostante ormai non giocasse più nella Fiorentina, nonostante lui avesse fatto questa scelta di vita importante, cioè nel dire di rifiutare i privilegi che gli avrebbero consentito di non andare in guerra, pure si era arruolato e si è sacrificato per i suoi per i suoi soldati, perché essendo Graduato. un graduato si è rifiutato di togliersi le mostrine, perché appunto quello gli avrebbe probabilmente salvato la vita, mentre in questo modo la salvava agli altri, insomma ai suoi soldati. E quando poi sono andati, diciamo, a frugare insieme a chi avrà avuto dei documenti, delle cose, c'era la tessera di calciatore della Fiorentina. Ecco, questo è un legame che lo rende e lo lega molto alla realtà. E diciamo che io forse, cioè, mi sono avvicinata a questo libro e lo leggerò naturalmente con piacere, più per un fatto, diciamo, emotivo e di amore per la città e per quelli che in qualche modo la amano e sono legati a questa. E per quel poco che appunto ho potuto sfogliare, ma lo leggerò con grande attenzione, mi sembra che proprio questa sia la cosa che è stata illustrata nel modo migliore. Quindi sì, i problemi e le cose importanti del calcio, della storia dello sport, che sono, tracciano, io poi naturalmente io non sono competente in questo, ma comunque delineano un periodo storico e delle cose, cioè, importanti, un momento di grandi cambiamenti per tutta l'Italia, per tutto il mondo e così. Però c'è anche questa parte umana che, secondo me, in un libro come questo è importante, è stata importante per me per avvicinarmi a questa figura legata a Firenze e alla Fiorentina. Grazie. Francesca, accomodati. Francesca Tacchi, storica, Università di Grazie. Firenze, grande dottoressa Viola. A Sì. Francesca Ecco, chiederei una sorpresa. no, nessuna sorpresa, alcune parte non ci sarebbe problemi, No, ma però infatti, boh, vediamo. alcuni elementi di concettualizzazione. Il primo è questo. Ah, La proprio generazione, no, domanda, no, proprio. Prenda appunto. poi tutto il resto fai da te, chiaramente. Ah, Cioè, è il no, primo vai, incipit che te va dato, se interrogato, no va. chi ci si sta a Per fare? carità, la Nemesi, finiamo. Vai. La generazione che aveva 20 anni nel 42 era una generazione che era nata con l'avvento del fascismo. Ce l'ho. Non Vabbè. sapeva nulla, cioè, nel senso, io parlo perché il mio babbo era di 22, no? Quando gli chiedevi: ma come avete fatto a vivere 20 anni in una dittatura? Dici, ma noi si è scoperto tutto dopo, perché eravamo stati educati alla naturalità di questo aspetto qua. Credo che questa vicenda qua valga per l'Italia, no? In modo specifico, meno per altre caratteristiche. Cioè, quindi c'è questa frattura che mette nel precipitare, in questa carneficina terribile della guerra, i destini, no? E il destino individuale nel grosso evento si ricollega alla storia, ognuno deve prendere parte, per cui c'è una scelta di campo da fare, c'è una morale come quella interpretata da Frigo, c'è una contestualizzazione di questi aspetti qua, e poi chiaramente sai tutto e Certo, vai. come no. Vado libera. Dunque, in realtà ancora di Frigo abbiamo detto poco, però è libero.
No, Albena, allora io dirò che di Frigo parlerà soprattutto lui. No, nel senso, no, io provo a intrecciare, poi se ci ripetiamo, scusateci, ma ci siamo, è anche bello, no, di un po' di improvvisare. Partirei dalla locandina, se posso, se vedete. In cima, non per tua, credo, decisione, c'è scritto verso il giorno della memoria. E questa è la prima osservazione che vorrei fare, cioè il giorno della memoria, domani, non sapete, il giorno della memoria, un giorno che poi alla fine si è esteso e è divenuto una settimana quantomeno della memoria, e dove ci sono moltissime iniziative in cui la storia della resistenza è ricompresa nella storia del ricordo delle vittime della Shoah. Allora, questo per me, che ho studiato entrambi gli aspetti, e anche vedo con piacere alcuni studenti, e sono proprio contenta, sono due aspetti che non sono proprio immediatamente, come dire, connessi, no? La storia della Resistenza, di cui fa parte Frigo, e la storia della Shoah. Ed è un paradosso questo, secondo me, perché a lungo la storia della Shoah è stata ricompresa nella storia della Resistenza. Grandi studiosi di storia della Resistenza, non voglio ammorbarvi, però un nome fra tutti, Santo Pele, hanno ricordato quanto la storia della Shoah fosse quasi dimenticata, sottaciuta nel grande discorso della storia della Resistenza. Oggi quasi sembrerebbe, o forse anche per una certa stanchezza nella prassi celebrativa della memoria, delle giornate della memoria, questa almeno è la mia impressione. La storia della Resistenza viene chiamata, come dire, a supportare le iniziative della giornata della memoria. Questo lo dico perché, e lo sentivo anche mentre venivo qua, il presidente Ciampi, che ha fatto, che ho proprio questo pomeriggio, no? Parlava, e parlava, insisteva. Ciampi è un lapsus, perché dopo parlo di Ciampi. È un bel lapsus, non c'è mai. No, è perché dopo voglio richiamare. Sì, no, Ciampi c'ha un motivo per cui. Mattarella ha detto no, bisogna riparlare dei giusti fra le nazioni, quindi quasi a riportare, no, il giorno della memoria alla sua, la sua, diciamo, origine. Questo lo dico perché la storia di Frigo, appunto, poi l'ha già accennata Massimo, è la storia di quella che è stata a lungo sottovalutata, la cosiddetta altra resistenza, cioè gli studi sul ruolo dei militari, sui militari. E su questo devo dire che il presidente Ciampi è stato uno dei primi, ormai più di 20 anni fa, a ricordare, no, il ruolo, in quel caso, della divisione Acqui a Cefalonia, ma per intendersi che a tutti gli effetti i militari dovevano fare parte ovviamente i militari che avevano fatto determinate scelte, va da sé, dovevano rientrare nella storia della Resistenza. E questi studi sugli altri Resistenza, non voglio fare una rassegna infinita, però è solo una misura, io credo, significativa. Proprio in questa settimana, l'Istituto Storia della Resistenza, di cui sono socia e dell'età contemporanea, ha inaugurato proprio la settimana della memoria. In che modo? Presentando dei libri sugli internati militari italiani, sui cosiddetti IMI. Sono usciti negli ultimi anni una quantità significativa di volumi che si interrogano e sottolineano il ruolo dell'altra resistenza. Altra resistenza in cui poi, come vedremo, per circostanze anche, se vuoi, da un lato fortuite, dall'altro forse anche un po' vergognose, Frigo non era entrato, perché non gli era stato dato, no, la medaglia del valore. Comunque su questo torneremo. Anche le pietre d'inciampo, che sono ora, no, come dire, molto spesso, no, in questo periodo, no, di solito si concentrano anche, no, le inaugurazioni. Anche in questo caso, l'Ampi, ad esempio, ha sollecitato, ed è successa ad Ancona, è stata inaugurata pietre d'inciampo agli internati militari. Ora qui non parliamo di internati militari, perché Frigo, ahimè, viene ucciso prima. E Però poi i soldati che li i salvano soldati che lui diventano. salva lo diventano, perché, esatto. Come diceva Massimo, ma la generazione dei ventenni, va bene, prendo la palla al balzo. C'è una cosa da considerare: l'8 settembre, cioè l'armistizio, cambia completamente le carte in tavola, e le cambia da tantissimi punti di vista, lo cambia anche per lo sport,
tra le tante, ma la cambia soprattutto perché, e questo, scusate l'inciso un po' polemico, ma io riguardo all'attualità, il calendario dell'esercito sponsorizzato dalla sottosegretaria della difesa Isabella Rauti si intitola ai militari prima e dopo l'8 settembre, come se fosse uguale l'esercito prima e l'esercito dopo l'8 settembre. E no, è proprio no, è proprio lì il punto, la cosiddetta morte della patria, come hanno chiamato alcuni storici, definendo appunto l'8 settembre la morte della patria, se la guardiamo da un altro punto di vista, cioè quello della resistenza, è il momento della rinascita, è il momento delle scelte, è il momento della patria intesa come comunità, non più come la patria intesa nel senso del regime. Quindi il momento delle scelte, non a caso, voglio dire, il CLN nasce il giorno dopo, il 9 settembre, quindi voglio dire, c'è comunque, no, evidente, come ci hanno ricordato appunto i grandi storici della resistenza. E come, scusa l'inciso, ma è una mia mania, fra le tante narrazioni che ci hanno ricordato, io credo che una delle prime e più efficaci sia Tutti a casa di Comencini, 1960, quando Sordi non capisce cosa sta succedendo, telefona al comando e dice: ma gli americani si sono allegati o tedeschi? Cioè, perché non capisce quello che sta succedendo. Il senso di sbandamento dei giovani, dei suoi, perché lui era un ufficiale, ma dei suoi soldati, e non capire quello che sta succedendo, non capire assolutamente quello che sta succedendo. Questa scelta, Frigo fa due scelte, è una doppia scelta la sua, perché da un lato, appunto, dopo, e qui be sono belle le pagine in cui viene ricordato e vengono ricordate anche appunto da vari altri autori che ora magari vorrei anche ricordare. Dopo questo viaggio in treno, in cui appunto un commilitone dice: beh, beato te che no, di ritorno a Vicenza, Frigo dice: beato te che giochi e che quindi non, insomma, ti stai, tra l'altro un invalido, no, mutilabile, che ti stai, come dire, che puoi giocare e soprattutto puoi non andare in guerra. E quindi c'è il primo elemento, cioè l'arruolamento volontario, volontario. Ed è un arruolamento, tu usi una parola interessante, etico, tu dici nel dicembre del 41, è una scelta etica, quindi non è una scelta in favore del regime, non è una scelta politica, non è una scelta di condivisione delle sorti della guerra, dicembre 41, ma è una scelta, diciamo, di responsabilità in un ragazzo giovane, perché era nato nel 17, quindi insomma, in un ragazzo giovane, da un lato. Quindi dopo questo, diciamo, maturazione del senso di colpa, si potrebbe dire, no? Per essere un privilegiato, doppio privilegiato, perché aveva anche se non ha mai finito gli studi, si è iscritto a Economia e Commercio a Firenze, e fra l'altro hai anche ricercato, no, negli archivi Trovato dell'università, sul il fascicolo. fascicolo, e infatti poi quando, se c'è tempo, un piccolo discorsino sulle fonti, è molto interessante. E poi c'è l'8 settembre, appunto, dopo l'8 settembre, Frigo, dopo varie vicissitudini che non sto a ricordare, è in Montenegro. Montenegro è una zona dove l'occupazione italiana era stata spietata, era stata una delle più tremende, era stata di una violenza inaudita. E tutta questa storiografia, fra l'altro, tu la utilizzi ampiamente, pensa al libro di Godi, eccetera, eccetera. E dove gli accordi con i partigiani titini sono molto precoci e quasi, come dire, non facili, proprio perché tanto violenta era stata l'occupazione italiana. E quindi c'è anche questo elemento, quindi proprio della capacità dei rapporti umani, dell'importanza dei rapporti umani. C'è un bellissimo documentario su questo di Eric Gobetti, Siamo Partigiani. Il fatto è che, come dire, appunto la scelta di Frigo e degli altri tre, no? Ufficiali, di non mostrare le mostrine e quindi di essere incarcerati, processati in maniera molto sommaria e poi fucilati nel bosco e lasciati lì come era prassi, no? Alle intemperie, fa parte di quella che tu metti proprio in citazione all'inizio. Mi è piaciuta molto la citazione di Calamandrei, no? Quella dove si muore in piedi, no? Di morire da uomini, da muovere in piedi, ombre verticali, come
si dice a volte, no? E questo è un momento, è come dire, no? Un elemento che però, come dice uno degli autori che è stato già rammentato e che rammento anch'io e che invito a, semmai, a intervenire, Edoardo Molinelli, laggiù nascosto, nel libro Cuori Partigiani, la storia dei calciatori professionisti nella resistenza che italiana, che è citatissimo nel libro e che quindi addirittura apre in esergo e quindi, come dire, ben più di me dovrebbe essere a parlare, è quello di Frigo, è stato un sacrificio dimenticato. Dimenticato perché appunto non, al di là di, appunto, del fatto che li trovano in tasca il santino, no? E il tesserino della Fiorentina, ma il riconoscimento, dice, non gli viene, questo lo trovavo un paradosso veramente, cioè non viene assegnata la medaglia d'oro al valor militare, la medaglia al valor militare, perché la domanda non è fatta. Beh, la famiglia stava ancora chiedendosi che fine aveva fatto Armando, e quindi non poteva, come dire, non c'erano gli elementi, c'è quindi una molto tardiva e anche un po' paradossale, come dire, no? Rivalutazione del ruolo, il fatto che poi si doveva dedicare, cioè a Firenze già nel 46 c'è questa come dire, sensazione che Frigo sia parte, si potrebbe dire, della triade dei martiri viola, è un po' retorica, però diciamo per capirsi. Però, come dire, effettivamente poi c'era l'idea di dedicarlo a lui Vicentino, lo stadio di Vicenza, ma c'è stata la tragedia di Superga del Grande Torino, e lo stadio è stato dedicato a Romeo Menti, e peraltro era quello che aveva fatto in modo che lo stesso Frigo venisse a Firenze da Vicenza, il suo più grande amico, e che poi appunto ha avuto una carriera diversa, ma insomma, questo è. Quindi questo libro, secondo me, contiene, sono due libri in uno, cioè più che tu hai detto tre aspetti, secondo me sono quantomeno due, cioè la prima parte, quando dico la prima parte dico 150 pagine, cioè, come dire, una bella sostanziosa prima parte dal punto di vista storico personale, è una, ovviamente la seconda parte dedicata a Frigo, no? Nello specifico, ma è quella che induce alla riflessione su quello che dicevi anche tu, Massimo, all'inizio, cioè su quanto, nell'offrire una rassegna storica e storiografica di tutti gli studi sullo sport e resistenza, su sport e più in generale, quindi con tutte le citazioni di volumi che poi quando leggerete troverete, non sto a fare l'elenco, mi sembra inutile. Vero è che questa prima parte induce a delle riflessioni perché è indubbio che negli ultimi anni si è sviluppato nell'ambito della storia dello sport, ampiamente intesa, quindi della storia contemporanea, per come la concepisco io, una serie di studi, vi sono sviluppati una serie di studi su quello che si potrebbe definire il rapporto tra sport e resistenza più generale, se vogliamo scendere più nel particolare, fra calciatori e partigiani. Però quello che io mi sono sempre chiesta e che magari solleciterei anche Edoardo, in questo punto ti sei costretto a dire due parole, ma si tratta, e poi ovviamente, ma si tratta di calciatori partigiani o di partigiani calciatori? Non è un gioco di parole, perché un po' si ritorna al discorso di prima, secondo me, perché sono prima persone che fanno una scelta, secondo me, e che poi fanno anche il calciatore. Se pensiamo anche appunto alla famosa triade dei martiri viola, ora non no, sono stata a soffermarmi, ma mi sto riferendo ovviamente ai due mediani, a Bruno Neri da un lato, no? E a Vittorio Staccione dall'altro, morto peraltro a Mauthausen, dove muore anche Carlo Castellani, a cui è intitolato lo stadio, gli stadi di Montelupo e di Empoli soprattutto. Quindi voglio dire, queste figure sono state ricostruite, sono usciti libri su Staccione, Mediano Mauthausen, su Bruno Neri, ora su Frigo, quindi, come dire, e ne sono usciti altri, anche sugli allenatori, penso al libro di Marani, no? Su Arpa, sui dirigenti, insomma, come dire, si stanno veramente raccogliendo molte informazioni, quindi sta emergendo questo aspetto. Mi chiedo se ha una sua specificità
nell'ambito della storia dello sport senz'altro ha una sua importanza, ma se ha una propria specificità il fatto che siano sportivi, appunto ragazzi che sono cresciuti, inquadrati e regimentati, no, in tutte le strutture del regime, che sono di una condizione di privilegiati, perché Frigo è un privilegiato, perché appunto può studiare ragioneria, può iscriversi all'università e può giocare a calcio, insomma, come dire, sono dei privilegiati. Tornando al discorso di prima che dicevi, forse c'è anche un discorso di classe, perché alcune scelte politiche di alcuni, vedi Bruno Neri mi viene in mente sempre, e qui c'è, vedo Niccolò Bartoloni, che anche lui potrebbe dire qualcosa, perché voglio dire, su Bruno, non a caso, voglio dire, Bruno Neri è proprio una figura di riferimento, cioè voglio dire, fanno una scelta politica negli anni 30, già ben prima della guerra, quindi c'è già una scelta politica in alcuni giovani, dipende anche dalle famiglie da cui provieni, dipende da... dall'ambiente politico che frequenti, dipende da dove sei. Firenze è un conto, La Spezia, che è un luogo ovviamente dove va Frigo, dopo che ovviamente la Serie A è anche un po' troppo impegnativa per uno che fa il militare, no? Che non è appunto menti, voglio dire, quindi diciamo che consente anche di conciliare la vita militare con gli allenamenti e via dicendo. Ci sono anche delle scelte di classe, cioè già in tre persone che rammentiamo nella tela ci sono anche tre casi un po' diversi, no? Il militare, il partigiano che aveva già smesso di giocare o colui il quale che è passato la storia famosa perché si rifugia, rifiuta di fare il saluto fascista il 31, no? Nella partita amichevole con l'Admira Vienna per l'inaugurazione dello Stato. La fotografia, mi dispiace dare un punto. No, stavo per dire, no, poi ce ne sono altre due dove purtroppo il braccio lo devi alzare. No, ma nel senso, in questa storia della fotografia, nel senso, non voglio attaccare la qualità delle idee di Bruno Neri, ma il rigore storiografico ci vuole. La fotografia è non della partita con l'Admira, ma della partita a porte chiuse che la Fiorentina gioca allo stadio, la prima partita contro il Montevarchi. Ed è una partita a porte chiuse. Io non ho studiato particolarmente la figura di Bruno Neri, credo, per quello che poi ho letto, la politicizzazione avvenga in un ambito familiare e che sia legata e che sia maturata anche successivamente prima e dopo a questa vicenda. Ripeto, cioè, il mondo di oggi si basa sull'immagine, quella è un'immagine forte, però se ne trova io tante. Infatti ho detto passata alla storia. No, certo, per esempio Libero Marchini, che era un anarchico, campione olimpico nel 36, si gratta la gamba, si gratta costantemente la gamba al momento, cioè, di fare il saluto. Cioè, il saluto fascista è peraltro viene reso obbligatorio nel 33, perché il più igienico saluto fascista rispetto alla stretta di mano, cioè che viene vietata tra calciatori, capitani, non cambia nulla, no? Cioè, soldato, perché qui la foto di Bruno Neri è una foto abusata, sì, e diventa una foto di propaganda senza supporto storico, cioè questo vuole dire questo. Però a noi quello che interessa è come si tramanda, no? Molto spesso è nelle narrazioni, almeno io credo, quello che poi entrano, no, nel circuito della memoria, della rappresentazione, anche questo martirologio, è chiaro che ovviamente si sta parlando di giocatori che non erano più, uno aveva anche smesso di giocare, non erano più nella Fiorentina, per capirsi, nel momento durante la guerra, no? È già stato ricordato appunto che la guerra è un momento in cui si finisce il campionato, l'altro periodo in cui la Fiorentina vince anche la prima Coppa Italia della sua, e Frigo gioca alcune partite del torneo, e dove poi però si ritrova a giocare ad esempio con lo Spezia in quello che è il campionato Alta Italia, che viene organizzato nel 43, anche se poi naturalmente la FIGC in un primo momento la riconosce, poi la disconosce, fatto sta che c'è questo momento, no, di inizio, proprio prima, proprio a metà 43, quando viene messo insieme questo campionato Alta Italia. Sai una cosa, Francesca, che mi viene in mente? Io ti interrompo perché sono rompito, sì, anche, non lo so, cioè, no, ma anche per utilizzare
la tua presenza per focalizzare meglio gli aspetti, no? Mm. Questa è quando hai detto giustamente l'8 settembre, certo, il paese viene invaso e c'è il problema, la caccia al renitente, alla leva, cioè che obbliga oggettivamente i giovani a o vai in montagna o viene arruolato dai repubblichini, no? O trovi soluzioni individuali. Cioè, questo credo sia un elemento, cioè, che vada fotografato. Sì, lo davo, diciamo, per acquisito, certo, per conosciuto, ma è ovvio che ci sono tutte le gradazioni possibili e immaginabili, no? E per i militari ovviamente è il momento fondamentale, per questo anche questa continuità nella storia dell'esercito, nella storia dello sport, nella storia dei campionati, credo sia dannosa da questo punto di vista, perché non segnala invece la rottura profonda dell'8 settembre, ed è un dato che deve essere, a mio modo di vedere, continuamente risottolineato, onde evitare che si dimentichi questo aspetto, a tutti i livelli, dallo storico, ma soprattutto a livello politico. Questo secondo me. Per quanto riguarda la questione della svolta tattica del sistema da mezzala a centromediano, ti lascio a centromediano, vi lascio sbizzarrire voi, diciamo così. Io credo che la seconda, lo dico anche per chi non l'ha letto, non è che faccia per fare pubblicità, però anche per dire come si sviluppa, la seconda parte del... scusate, il secondo capitolo della seconda parte, che è una parte enorme, è una parte preziosissima, perché proprio in linea con quanto anche già in Cuori Partigiani era stato fatto, si offre una rassegna a livello europeo di tutti i calciatori che in qualche misura sono stati perseguitati, categoria della persecuzione enorme, dagli antifascisti, cioè veramente, e poi regione per regione nell'Italia. Quindi, insomma, dire, è qualcosa dal punto di vista storico, io credo che sia molto utile. E questo, se permettete, un ultimo aspetto, poi magari ci torniamo, sul lavoro sulle fonti, mi interessa sottolinearlo dal punto di vista storico. Andrea ha fatto un lavoro enorme sulle fonti giornalistiche, che sono tradizionalmente le fonti cui lo storico dello sport fa maggiore riferimento. Perché? Perché purtroppo, per quanto la storia dello sport abbia ottenuto appunto una legittimazione, possiamo dire anche accademica, ma insomma, personalmente ancora ci vado un po' cauta su questo, ma comunque, diciamo, legittimazione scientifica senz'altro sì, c'è da dire che non c'è il risvolto della medaglia, cioè il fatto che le istituzioni sportive non hanno avuto alcuna cura nel conservare la propria memoria, in primis proprio la federazione di gioco calcio, come sa benissimo Massimo, e tutte le volte appunto li prende nervoso, lo vedo, perché appunto non esiste, no, una documentazione storica archivistica sulla storia della FIGC, e questo rende difficile ovviamente lavorare anche su certe scelte di campionato, cioè come mai si arriva a certe decisioni. Quindi lavorare sulle fonti giornalistiche è, diciamo, abituale per chi fa storia dello sport. Naturalmente sono fonti da maneggiare con molta cura, specialmente in periodo di guerra, dove appunto c'è da un lato la regime, è sotto un regime, e quindi con una certa soluzione di continuità in termini di censura, ma ancora più, quindi, come dire, è ancora più difficile, si possono utilizzare come le utilizza lui, e questo lo trovo molto utile, proprio come fonti di informazioni, anche proprio come banalmente da tutti i tabellini delle partite, al di là poi delle interpretazioni, degli articoli più di commento. Quindi sulle fonti credo che sia da sottolineare, e così come, quando è possibile, anche le fonti, le testimonianze, no? Indirette, le testimonianze orali dei familiari, delle generazioni successive. Sottendente. Esatto. O le fonti archivistiche, appunto, ora in questo caso specifico. Comunque, ecco, io per ora
non lo so se ho risposto un po'. Benissimo, benissimo. Però, qualche applauso. Però, vorrei capire se... Tu resti lì. Io resto lì. Facciamo venire anche Edoardo qui. Sì. E passiamo la parola a... Te lo dicevo che ti incastravo, da. E te meglio un po'. Interviene dopo, va bene. Per, Niccolò interviene dopo, tutti intervengono dopo. Niccolò interviene quando gli pare, è qui. E allora ci chiacchierai. No, l'aspetto esemplificativo, perché cioè, chiaramente la storia del calcio è un manicomio, cioè, ma voi dovete tenere presente due coordinate, no? Come fosse un'asse italiana. Uno è quello della federazione. Non esiste un archivio della FIGC. Per cui tutti i comunicati ufficiali che hanno segnato li devi raccogliere dai giornali se e quando li pubblicano. Questo è un lavoro in mano, ma ti dice anche che questo è un paese che non ha, ha avuto cura di sé, no? Perché sono aspetti per cui ricostruisci questa vicenda qua. E questa è la matrice verticale legata a CONI, federazioni, no? In particolare la FIGC. Poi loro ti diranno, la FIGC ha cambiato Bologna, Roma, Venezia, poi due sedi nel dopoguerra, no? Però di sicuro sono tanti gli armadi della vergogna dove c'è la storia nazionale. Dall'altra ci sono le società di calcio. L'obiettivo primario delle società di calcio, quando non erano spa, quindi sono diventate spa nel 67, era eludere il fisco. Ma non vi parlo della Roma, della Lazio, della Fiorentina, ma anche di società minori, no? Cioè nel senso perché tutti i canteci potevano essere soggetto di attenzione della finanza. E quindi vai, c'è stata l'alluvione, butta più di cosa, c'è stata butta, cioè, e quindi è difficile ricostruire. Detto questo, torniamo al tema della serata. Armando qui abbiamo molte di fotografie, foto, sì. Ma se uno vuole sedere, no, io sto in piedi, poi un pochino con via, c'è una purtroppo una situazione di d'altro tipo, cioè, Andrea, grazie. Grazie, Pierre, grazie a tutti di essere intervenuti. Grazie, grazie. Ah, sì, già. Quello cosa. Diciamolo. Sì. Perché c'è la diretta Facebook del Centro Riforma dello Stato. Sì. Quindi ho girato. Gira ancora, guarda. Grazie. Allora, grazie a tutti di essere intervenuti a questa presentazione. Ovviamente grazie a Massimo Cervelli, a Carlotta Cianferoni e a Francesca Tacchi per il loro contributo di stasera per questa iniziativa che sì, è il 26 gennaio, oggi 27 gennaio, il giorno della memoria, sono particolarmente diciamo affezionato perché nei miei tanti anni di insegnamento, ho perso il conto di quanti progetti ho fatto sul giorno della memoria, quante volte sono andato al Mandela Forum, quanti campi di concentramento ho visitato con i miei alunni e quando ho fatto l'amministratore comunale con gli studenti della città e quindi insomma era una cosa a cui tenevo. E, peraltro quel, come dicevi tu, sì, verso il giorno della memoria una motivazione c'è, perché è vero che c'è questa questione, no? Resistenza a cosa, cioè... Però qui, per esempio, nel libro si raccontano anche, nella prima parte, quella non sulla biografia di Frigo, le vicende di molti calciatori o allenatori perseguitati proprio per il loro essere ebrei. Quindi, diciamo, c'è anche una parte di Shoah dentro il libro. Sì, 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 no, capisco. Dentro il libro, c'è Weitz, Epstein, Tot e Kertész che muoiono a Budapest, facevano parte del gruppo resistenziale Melodia, vengono trucidati dai tedeschi, c'è il polacco Frick che partecipa
alla lotta armata nel ghetto. Ci sono calciatori che oggi stanno con i loro nomi allo Yad Vashem, che sono stati riconosciuti come giusti tra le genti. C'è Gmetner, il polacco, Huer, lo slovacco. Insomma, c'è tanta storia. L'intenzione del libro era quella appunto di fare una riflessione innanzitutto sul calcio come fenomeno sociale, culturale, di costume, insomma, fenomeno di massa. E a volte le citazioni che si mettono in esergo non sono rimesse a caso, no? Io, insomma, anche questa frase di George Bernard Shaw mi sembrava che il calcio è l'arte di comprimere la storia universale in 90 minuti, che è una frase che ci dice, no? Che una partita di calcio è una partita di calcio, sì, ma sono talmente tante le valenze che questo sport comporta che grande attore come George Bernard Shaw, no? Risolveva in questo rigo. Poi ovviamente nella vicenda di Figo c'è invece quella che ricordava prima Francesca: era giunta l'ora di resistere, era giunta l'ora di essere uomini, di morire da uomini per vivere da uomini, la frase di Piero Calamandrei. E poi un'altra cosa proprio sul calcio, anche sui suoi aspetti, mi viene da dire, artistici, letterari, una parte del libro riguarda anche proprio il rapporto tra calcio, letteratura, calcio, teatro, calcio e musica, calcio e arte. È un passo che mi è sempre piaciuto di Vladimir Dmitrievich: la vita è un pallone rotondo. Il calciatore vero si riconosce immediatamente. Il suo è un qualcosa di innato, un dono, un tocco inimitabile, esattamente come chi possiede uno stile letterario. Perché c'è una correlazione tra questo sport e la letteratura. Il modo in cui uno scrittore colloca una virgola o un aggettivo, il modo in cui percepisce la propria musica, il respiro della frase, tutto ciò si ritrova in questo magico gioco. Vi è un calcio musicale, vi sono giocatori epici, giocatori lirici, giocatori accademici. Si riconoscono tanto in letteratura quanto nel calcio. Con questo lo spunto anche qui c'è Simone, il mio ex collega Dagomari, lui continua a pagare contributi a me che sono andato in pensione. Tanti anni fa facemmo proprio un progetto, si chiamava La testa nel pallone a scuola, perché i ragazzi parlano spesso di calcio, ovviamente, ma non si rendono conto poi di quello che c'è dietro e di quello che si può scoprire dal punto di vista storico, sociale, viene a dire politico. Cioè, no, abbiamo avuto guerre del calcio, quella famosa, no, raccontata da Capusinski, quella tra l'Honduras e il Salvador. Sappiamo tutti che le vicende della guerra in Jugoslavia sono state anche dettate dai contrasti delle curve, Anche lì c'è no? molta amplificazione, Tiene ovviamente. lo Zagabria, la Stella Rossa, no? Cioè, C'è scoppiamo. sì, scoppiamo comunque, però vi scoppiamo comunque. Ma c'è persino chi ha scritto un libro, no, sul giocatore della Jugoslavia che sbaglia il calcio di rigore contro l'Argentina, e ci si chiede: ma se la Jugoslavia, che poteva veramente in quell'anno avere un potenziale tecnico straordinario, poteva davvero ambire alla finale forse dei campionati del mondo in Italia, ma se fosse andata avanti, se avesse vinto, questo avrebbe potuto contribuire a ricreare un sentimento in qualche Guarda, a modo, Firenze. ma, sì, peraltro a Firenze, penso, sì, Sì. contro l'Argentina di Maradona, avrebbe potuto contribuire a creare un rinnovato, dico così, un ritrovato sentimento nazionale. E poi c'è ovviamente l'interesse per la figura, perché poi quando si decide di affrontare una biografia nasce un interesse spontaneo Sì, per l'amore. si innamora in qualche modo. Io, il mio primo libro è stato sulla vicenda di Spartaco Lavagnini, era una promessa fatta a Babbo, che era un ferroviere di Viale Lavagnini. Quando Babbo è morto, molto dopo, però poi ci si innamora. E su quello poi però, su questo amore si costruisce anche, diciamo, le contestualizzazioni. Questo credo che sia un libro di vaste, ampie
contestualizzazioni. Prima c'è appunto questo discorso sulle interconnessioni tra lo sport in generale, il calcio in particolare, e l'economia, la politica. Ricordiamoci quanti regimi hanno utilizzato il calcio, no, per propagandare se stessi. Ricordiamoci le Olimpiadi di Berlino, ricordiamoci Videla, i mondiali di Argentina, in Cile Pinochet che fa fare gol a porta vuota perché l'URSS non è andata a giocare, però voglia legittimare la loro partecipazione ai campionati del mondo facendo gol, facendolo fare peraltro a uno che era socialista, Filo Allende, e la cui madre fu fondamentale nelle vicende mediatiche di qualche anno fa per far perdere il referendum costituzionale a Pinochet. Quindi insomma, il calcio si intreccia in mille modi con le vicende storiche, politiche. Pensiamo all'Italia, voglio dire, il presidente del Consiglio con più anni, diciamo, di presidenza, Silvio Berlusconi, non era soltanto un grande imprenditore della televisione, era anche il presidente di una squadra che vinceva campionati, coppe TV, e che ebbe la trovata geniale di chiamare il suo partito con il grido di tutti i tifosi della nazionale italiana: Forza Italia. Pensiamoci, ricordiamocelo questo. Quindi ecco, insomma, è un libro che procede, diciamo, come quando si agisce sulla ghiera di un binocolo, via via focalizzando, e quindi partendo dal generale, arrivando più al particolare. Il particolare sono appunto i calciatori che in qualche modo, a un certo punto, hanno incrociato la guerra, il male assoluto del nazifascismo, e qui, come è stato ricordato, c'è già il libro di Edoardo Morelli, che io non conoscevo personalmente, ci siamo sentiti soltanto una volta per telefono, perché mi interessava sapere se aveva, visto che anche lui ha una breve parte, ovviamente, in un libro più complesso, sul Frigo, se avesse conosciuto altri particolari. Fortunatamente c'è ancora la nipote di Frigo, che è tuttora viva, anzi, è venuta anche alla prima presentazione del libro in completo viola, quindi un significato. Quando l'abbiamo presentato per la prima volta a Prato, magari se lo ricorderà. E niente, la figura di Frigo è una figura bella, interessante. Ora, Massimo è andato via proprio in questo momento, e quindi voglio dirlo per telefono. Lui ha detto non era un per quello ho detto vi lascio alle un campione, no, eccetera, eccetera. Però la svolta tattica. No, io allora questo ragazzo è già stato detto qualcosa su di lui. È un ragazzo che ha una vita un po' particolare. Io guarda, posso anche cominciare a far scorrere qualche foto, almeno anche qui vedi tre martiri viola, ovviamente. Io ovviamente. Naturalmente prima ho fatto un lapsus quando dicevo che ovviamente il campionato d'Italia non era. Forse ho detto era Bruno Neri. Quando lo Spezia vince il famoso campionato dell'Alta Italia, che c'è Salò, Frigo è già in Montenegro, e poi fra l'altro molti dei suoi ex compagni dell'anno precedente, del suo anno in Serie B, sono quelli che vinceranno il campionato, anche se sotto la forma non di Spezia Calcio, ma di Vigili del Fuoco di La Spezia. Peraltro io, avendo scritto un libro sulla storia dei Vigili del Fuoco di Firenze, poi me la sono ritrovata questa vicenda dei Vigili Spezzini, perché che cosa successe in quel campionato. Prima si era cercato appunto di salvaguardare i calciatori per dare questo senso di normalità del paese nonostante si fosse in guerra, ma anche per, diciamo, salvaguardare la qualità tecnica del campionato. Quando poi l'Italia resta divisa in due, ci sono anche dei mini campionati in altre parti d'Italia, ce n'è uno in Puglia per esempio, quello dell'Alta Italia, Repubblica di Salò, no? Viene vinto dallo Spezia contro il Torino, ma utilizzano la forma di essere diciamo arruolati, no, nel corpo dei vigili del fuoco, come altri
verranno assunti da alcune aziende. Armando Frigo, ecco, no, scusate, rapidamente, ma proprio una rapidissima panorama, vedete, li scorro rapidamente. Questi sono tanti calciatori che hanno avuto a che fare con la repressione nazista o fascista, dall'Austria alla Germania, all'Ungheria, quelli che vi rammentavo prima, i quattro grandi allenatori ungheresi, solo Ernst Erlstein si salvò, ma poi per morire nello schianto di Superga. Questi sono altri calciatori che hanno partecipato alla resistenza. Tra l'altro si diceva con Simone Contardi, Leopold Silvan Horn nella storia della Fiorentina è una bestia nera, perché è l'arbitro che fischiò un inesistente fallo da rigore a Madrid nella prima finale di Coppa dei Campioni, che la Fiorentina perse anche grazie a quel rigore fischiato su un fallo un metro e mezzo fuori dall'area. Quindi questa cosa di questo Horn è sempre rimasta, no, così sul gozzo. Poi ho scoperto che invece questo era uno che aveva partecipato, era diventato arbitro perché a 17 anni si era rotto i ginocchi e non aveva potuto continuare a giocare a calcio. Però era diventato diciamo, un elemento importante della resistenza in Olanda, e quindi questo, diciamo, ha un po' attenuato, diciamo, l'antipatia verso il personale, qui altri famosi calciatori. Poi vedete il calcio come fa a incrociare la vita. Questa è una foto dell'Amburgo. Nella stessa foto ci sono Asbjørn Halvorsen, secondo in piedi da destra. Forse si potrebbe, non so se su Facebook lo vedono, perché se no glielo inclino, scusami. Sì, scusa, Francesco. Vediamo se si riesce, ecco, a vedere anche un po', ecco, perfetto. Poi dalla rovescia. Sì, no, va bene così. Vedete, qui il secondo in piedi a destra è Halvorsen, norvegese, un resistente norvegese, che finì deportato in un lager e nella sua squadra giocava quello seduto in centro con la gamba accavallata, Thor Harder, che invece fu il comandante di un lager, di un campo di concentramento. Altre storie, i calciatori diciamo repubblicani spagnoli, Efigenio de Freitas Baente è uno dei brasiliani che nella forza spedizionaria brasileira contribuirono alla liberazione in Toscana di Pistoia e di altre zone della montagna pistoiese. Qui ci sono calciatori italiani, c'è Rafa Pallone, famosissimo, i fratelli Incerti Vecchi, Fusco dello Spezia, qui Michele Moretti, quello dal cui mitra pare siano partite, appunto, anche se forse non lui, ma insomma la raffica che uccise Mussolini, Ballarin, insomma vari altri, non sto tutti a rammentarli, fino ad arrivare Armando Frigo, il tenente Viola, questa è la bottega, lo store della famiglia Frigo a Vogelville, Clinton, vedete. Come abbiamo visto in tanti film, no, degli anni 20, la pompa di benzina. Il padre era emigrato in America dall'altopiano di Asiago, era andato a Clinton, che era una zona mineraria. Io sui giornali americani del tempo ho trovato, per esempio, anche tante cronache di scioperi minerari, erano i tempi della paura rossa, no? Gli anni di Sacco e Vanzetti, quindi insomma. E quindi era una situazione abbastanza anche tesa socialmente. Quest'uomo era riuscito a tirarsi su letteralmente pietra su pietra questo store. Si era poi licenziato, diciamo, dal lavoro in miniera, lavoro che vedeva partecipi soprattutto immigrati italiani del Veneto e del Piemonte. Aveva messo su questo store, però anche questo store, me la raccontava anche la nipote, aveva avuto tanti problemi perché periodi di pre-crisi del 29, la crisi cominciava già a morte, e come sempre succede, lo sappiamo, nei momenti di crisi, chi viene da fuori, l'immigrato, non è mai visto particolarmente bene. Quindi un paio di volte questo negozio era stato sottoposto
azioni di vandalismo, e quindi alla fine nel 25, il 25 noi sappiamo che è l'anno in cui il regime fascista in Italia diventa effettivamente regime dopo il discorso del 3 gennaio del 25, il padre decide di ritornare in Italia. Dico il padre perché anche qui testimonianze di famiglia, invece la madre voleva rimanere in America. Qui è Giovanni Frigo con il fratello di Armando, John Junior, i bambini. Armando è quello piccolino nel mezzo. Questo è il passaporto americano della famiglia Frigo, con la foto grande, quella messa nel passaporto. Ho trovato anche le navi con cui Giovanni Frigo era andato in America e quello con cui erano rientrati in Europa. Qui è al Collegio Turazza di Treviso, perché Armando quando torna è un bambino americano, non sa una parola di italiano, quindi non lo mettono subito nella scuola, diciamo, pubblica, ma lo mandano in un collegio, è il terzo da destra in prima fila. Poi invece, ecco, qui lo ritroviamo invece non in collegio, ma vestito da balilla, sempre il terzo da destra in prima fila. E poi arriva al Vicenza. Come spesso succedeva nelle famiglie del tempo, c'era la mamma che non lo voleva far andare a giocare a calcio perché se no perdeva tempo a discapito dello studio, il babbo che invece insomma Ma certo. lo aiutava, no? Scappava nella zona dei ferrovieri dove c'era un campo di calcio per andare a giocare. Ho trovato anche, io credo di aver visto tutti i tabellini, compresi quelli delle partite di studente, Anche perché degli lo allenamenti. ha regolarmente, perché lui partecipa. Sì, no, noi siamo a Firenze, abbiamo la fortuna, abbiamo la Biblioteca Nazionale Sì. Centrale. Quindi io ho trovato tutta vedetta fascista, credo che sia stato l'unico negli ultimi 60 e più anni a toccarla, perché c'era ancora la patina gialla dell'alluvione in molti di questi fascicoli, di questi giornali. Quindi lui ha proprio il pallino per il calcio, anche se continua a studiare. Come è stato detto, lui si diploma esattamente il 14 ottobre del 39, cioè il giorno prima che lui esordisca in Serie A. 14 si diploma, il 15 esordisce in Serie A. Il diploma è lì conservato all'archivio storico dell'Università di Firenze. Vedete, qui per esempio è nella formazione, quella sotto, della GIL Calcio di Vicenza, sopra invece con la tipica maglia a strisce bianco-rossa dei vicentini. Questa è una formazione del Vicenza, la prima di quando lui esordisce nel 34-35, una squadra importante. Il Vicenza la chiamavano la Nobile Provinciale, nata nel 1900-902, quindi molti anni prima della Fiorentina. Qui altre foto da vedetta fascista. Lui formava una coppia importante con questo Mariano Rossi. Altre foto, sono queste, le scorro rapidamente. Questa è l'ultima sua formazione a Vicenza. Qui è tra Romeo e Umberto Menti, due famosi giocatori del Vicenza. Romeo, in particolare, è il suo amico del cuore, certamente è uno di quelli che agevola l'arrivo di Frigo a Firenze. Qui, ecco, vorrei anche sottolineare una cosa: ci sono delle parti del libro in cui, sempre nella logica delle contestualizzazioni, la figura di Frigo mi serve anche per toccare alcune realtà cittadine importanti. Perché, per esempio, Vicenza non è una realtà banale. In un regime, come sappiamo, quello fascista, che qualcuno vorrebbe, diciamo, dire non è un vero e proprio regime totalitario il fascismo. Perché? Perché comunque c'è questa presenza della Chiesa, no? Come una sorta di potere alternativo, ovviamente non un potere politico, eccetera. Beh, per esempio, Vicenza è una di quelle realtà in cui il fascismo deve conciliarsi con una presenza fortissima del cattolicesimo sociale, delle banche cattoliche, di cui Vicenza diventerà un centro anche per aggregazione di altre banche dell'area Veneto. Quindi
mi è servito anche per ricostruire questi aspetti, come la Firenze in cui lui arriva alla fine degli anni 30, che è la Firenze in cui il regime cerca di dare anche per l'estero, visto che ci sono tanti stranieri a Firenze, siamo negli anni delle sanzioni perché c'è stata la guerra d'Etiopia, Firenze viene utilizzata anche per dare un'immagine diciamo positiva del fascismo. Sui due ambiti, quello della tradizione, quindi il Rinascimento, l'artigianato, la riscoperta del calcio storico, ma anche quello della modernità e dell'innovazione, perché quelli sono gli anni dello Stadio Franchi, di cui ancora oggi si parla perché è un capolavoro dell'architettura del Novecento. C'è la stazione di Michelucci, c'è la manifattura tabacchi, c'è la scuola di guerra aerea, c'è il parterre, c'è il maggio musicale, c'è la nuova fiera dell'artigianato. Pavolini. E c'è Pavolini che diciamo, è il RAS di Firenze per eccellenza, che proprio su questo aspetto della modernità di Firenze cerca di giocare una carta importante sul piano nazionale del regime. C'è l'autostrada, è il periodo in cui viene fatta l'autostrada la Firenze Mare, nasce Radio Firenze sotto Leyar e alcune partite della Fiorentina si cominciano a sentire in radio. Lo stesso in qualche modo quando il libro si fa sulla Spezia, perché è vero che lì Armando ci sta poco, ma è militare e la Spezia è un centro nevralgico del sistema militare italiano perché è il centro dell'arsenale. Non a caso la Spezia, che è una piccola media città, è la terza città per bombardamenti subiti durante la Seconda Guerra Mondiale. Poi vabbè, qui c'è una caricatura di Frigo, che però è interessante perché il pittore vicentino che l'ha fatta, vedete, scrive Frigo è un alfiere, Frigo ragioniere. E questi sono i due aspetti. Frigo è un alfiere perché è un giocatore dai piedi buoni. Non a caso nasce mezzala destra, non sei una mezzala destra se non sei uno che ha i piedi buoni. Ed è anche un ragioniere, sia come titolo di studio che in campo, no? Specialmente nei suoi primi anni di attività al Vicenza. Altre immagini, picconi genitori, fratelli. Massimo, quindi diciamo un centro mediano. No, il centro mediano diventa dopo. Diventa dopo, ora ci arrivo. Qui Armando ho messo con la sua nota eleganza perché era un ragazzo, tutte le testimonianze anche di chi è stato militare con lui parlano di un ragazzo sobrio, temperato negli atteggiamenti, amava la musica classica, no? Curava la sua persona. Ecco, finalmente Frigo arriva direttamente dalla Serie C alla Serie A. Nell'ambito dei rapporti di amicizia fra i marchesi Roi, quello col barbone, che era il nipote di Antonio Fogazzaro, il famoso scrittore vicentino, sì, lui aveva fatto i soldi con le piantagioni di canapa tipiche del Veneto, e il marchese Ridolfi, che era il patron, insomma, il presidente della Fiorentina. L'anno prima era arrivato Menti, ma avevano firmato una specie di impegnativa che l'anno dopo, per 70.000 lire del tempo, Frigo sarebbe arrivato alla Fiorentina insieme a un altro giocatore, Pasin. Tra l'altro, da qui lo salto, insomma, ci sono tutti un po' di... tra l'altro, questo rapporto tra il Vicenza e la Fiorentina, da quei tempi è diventato un rapporto storico, perché si potrebbe fare un elenco lunghissimo, chi è appassionato del calcio della Fiorentina lo sa, di giocatori che da Vicenza sono passati al Baggio. Sì, ho capito, ma Maraschi, centravanti del secondo scudetto, veniva da lì. Altri giocatori che hanno dato un contributo importante alle Coppe Italia della Fiorentina venivano da lì. Anche a momenti topici come il ritorno dalla Serie B alla Serie A, come la Florenza e Viola. Maggio, quello che fa l'assist decisivo nella partita con il Perugia, è un giocatore che viene da Vicenza, ci viene Leli, ci viene Vitali, ci viene Spaggiolini, si potrebbe continuare. Quando addirittura un giocatore della stessa scuola, l'Istituto Tecnico Fusinieri, con cui Frigo giocava a Vicenza, Piero Suppi, viene
A Firenze anche lui diventa un importante calciatore della Fiorentina. Qui altre lascio, immagini di gioco, insomma, le scorro rapidamente anche per non annoiarvi. Qui insieme a Ferruccio Valcareggi, il famoso Uccio sulle pagine della Nazione. Questo è, oggi siamo abituati, no, a vedere i ritiri precampionati, no, in strutture molto. Vedete come succedeva il ritiro precampionato? Siamo al saltino di Vallombrosa. Fresco del Viola Eh Franco. sì, appunto, noi a Viola Park, il saltino di Vallombrosa, ci sono Piccardi, Magli, Frigo, Pozzegoli e Stuppi. Vedete, una vera e propria scampagnata, no? In montagna. Questa è l'ultima annata di Frigo in Viola, la formazione del 41-42, e accanto a Galluzzi. E appunto Galluzzi ci porta a quel tema del sistema. Alla Fiorentina è l'unica squadra in questo periodo che adotta il sistema, che è un modulo di gioco, ora sto a farvi, insomma, che modifica il cioè, prima c'era il cosiddetto metodo, no? Con la doppia buona c'è la VM e passa al sistema. È un modo di mettere in campo i giocatori. Il sistema prevede la nascita del cosiddetto centro mediano. Cioè quello che sta al centro della difesa, no? E piglia il centravanti avversario, gli si pianta addosso e non lo molla, e non lo molla più. Il primo club a fare questo era stato il Genoa, ma l'allenatore del Genoa era un inglese, e quindi appena, diciamo, c'è cioè, la guerra etiopica, la guerra, eccetera, questo Gadduth va via, il Genoa continua a farlo con il suo vice, che diventa l'allenatore, Barbieri. Però diciamo riadattandolo un po'. È la Fiorentina che lo riprende anche lei con qualche leggera modifica con l'allenatore Galluzzi, che è uno storico giocatore della Fiorentina, divenuto allenatore. Ve la faccio breve: ci sono alcuni infortuni, in particolare di Bigogno, che è il centromediano e comincia ad avere una certa età, e alla fine Galluzzi investe, diciamo, Frigo. Di questo ruolo di centro mediano che non tiene costantemente, ma quando lo tiene, lo tiene al meglio, perché la Fiorentina passa da 1,8 gol subiti di media a partita a 1,2 gol subiti di media a partita, perché non è poco, un 30%, 33% La Fiorentina era neopromossa. in meno. È la Fiorentina, allora, prima è neopromossa e si salva per il rotto della cuffia con il quoziente reti. Il secondo anno va un pochino meglio, arriva addirittura a quarta, no? Eccetera. Allora, io è qui che invece non sono d'accordo con Massimo, perché invece in questo ruolo Frigo è un campione. Non fa tutte le partite, anzi, no, ne fa abbastanza poche rispetto a quello che avrebbe potuto fare, ma lui annienta letteralmente tre campioni del calibro di Amadei, detto il re di Roma, di Puricelli, capocannoniere del Bologna che vince lo scudetto, e di Silvio Piola, che è, diciamo, nella storia del calcio italiano, forse ora è morto da poco Gigi Riva, ma nella storia del calcio Piola e Riva si possono considerare quasi due mostri sacri. Peraltro, proprio la marcatura fissiante che annulla Piola scatena un dibattito tecnico-calcistico sui giornali dell'epoca, in particolare sul Littoriale, che era il giornale sportivo di regime, perché da Roma il fatto che Frigo si fosse incollato a Piola e non gli avesse fatto toccare boccino per 90 minuti non va giù, e allora si dice, ma questo sistema è un gioco che, diciamo, fa male al calcio. E quindi improvvisamente Frigo si ritrova al centro, perché era stato lui a annullare Piola, Puricelli e Amadei, si ritrova al centro di questa diatriba calcistica, tecnico-calcistica sul sistema. Frigo ha una caratteristica, che è una caratteristica sua personale che è stata ricordata. È un ragazzo generoso. È un ragazzo generoso. Io nel libro dico anche che forse questa generosità gli ha persino un po' nuociuto dal punto di vista della carriera, perché è vero che questo suo essere jolly
le poteva permettere di essere utilizzato, no, in tanti momenti di necessità. Era un soldatino al servizio della squadra, dell'allenatore. Però questo in qualche modo lo ha portato spesso e volentieri a giocare in ruoli che non erano quelli suoi naturali. Quindi, insomma, ad adattarsi, a snaturarsi. E quando questo succede, spesso non si rende sempre al 100%. Frigo, io ho controllato tutti i tabellini, ha giocato in tutte e 11 le posizioni possibili in campo, persino il portiere. In una partita del Vicenza a Trieste contro la Ponziana in Serie C, il portiere del Vicenza si fa espellere per protesta. L'allenatore non ci pensa un secondo. Chi va in porta? Frigo. E per 30 minuti Frigo mantiene la porta imbattuta e Vicenza torna a casa con un bel pareggio. Quindi un giocatore flessibile, adattabile, generoso anche. E ripeto, forse questo in qualche modo ha riuscito alla sua carriera perché, ripeto, a volte ci si snatura un po', no? A adattarsi alle situazioni più diverse. Questa generosità, poi ovviamente, vabbè, qui ci sono alcuni commenti illustri su Frigo, compresa la polemica, vedete, sul sistema, Eugenio Danese innesca una polemica sul sistema che invece poi difeso dal medesimo giornale, da Giovanni Buriatti, che era il corrispondente del Littorale da Firenze, e da Ennio Mantello, l'altro famoso giornalista. Vabbè, questi li salto, sono giudizi di Vittorio Pozzo sul sistema. Frigo, nella sua ultima stagione allo Spezia, credo che questa sia la sua ultima foto da giocatore, perché lui fa la sua ultima partita a Savona il 14 febbraio del 1943 per San Valentino, e laggiù in fondo si vedono dei calciatori che hanno la tipica maglia del Savona a strisce bianco-blu. Ovviamente qui sono nere, ma lui nello Spezia gioca solo 6 partite. E le altre squadre non hanno questa maglia. Uno è Pisa, insomma, non è sicuramente la sua ultima partita. Ecco, qui siamo già, diciamo, a livello militare. Vedete, qui ho messo sulla parte sinistra niente saluto romano, stavolta, perché altre volte, come Mary, un saluto l'ha fatto perché era obbligatorio. Però appena la situazione, questa è una partita, diciamo, non ufficiale, ufficiosa, lo permette, no? Io il saluto, mentre gli altri lo fanno, primo a sinistra già sta alzando il braccio, lui sta con le mani belle sui fianchi. Poi in divisa militare della divisione Emilia, ecco, questo è lo scenario, diciamo, della sua morte. Qui siamo nelle fortificazioni di Turvice. Io ho ritrovato anche tanto materiale anche sulla storia di questo avamposto asburgico. Figuratevi che potevano stare addirittura 5-6 mila persone in questo gruppo di 150 edifici sparsi intorno a questo passo. C'era il panificio, c'era stato anche un campo di calcio per gli ufficiali, e due fortezze in particolare, quella di Strasnik e di Kom, che erano, diciamo, i principali, come vedete, ai suoi tempi erano diventati dei ruderi asburgici. Nel centro invece ci sono le foto di quando era perfettamente funzionante. Quando, con l'8 settembre, la divisione Emilia è una delle prime divisioni che si disfa, letteralmente. I comandi sono giù alle bocche del Cattaro, quindi prendono e se ne vanno molto rapidamente. La divisione viene sciolta appena arrivano a Bari. Quelli che stanno nell'interno restano, poverini, un po' smarriti. Il colonnello Anfosso degli Alpini, del terzo Alpini, ricostituisce anche con i superstiti sbandati della divisione Emilia questo battaglione Bielogora, di cui appunto qui c'è il ruolino, c'è il sottotenente Frigo, lì insegnato con la freccia azzurra. Dei 4 sottotenenti che con lui vengono fucilati, solo Luigi Sebea viene insignito della medaglia d'oro al valor militare, perché chi nell'ambito del suo reparto aveva la possibilità di fare immediatamente la domanda l'ha fatto, invece per altri invece no.
Vedete, Frigo è stato un po' sfortunato. Prima si diceva, non so ovviamente perché è morto, ma anche nella memoria, prima si è detto che gli dovevano intestare lo stadio di Vicenza, dove oggi c'è una targa in suo ricordo, però lo stadio si chiama Romeo Menti per le vicende che si è detto prima dello schianto di Superbia. Molti dei morti, per esempio di Ca' Foscari, sono andato a vedere l'elenco dei deceduti militari di Ca' Foscari che erano iscritti all'università, hanno ricevuto la laurea honoris causa. Insomma, a Frigo non è toccato né l'una né nell'altra cosa. Si era iscritto all'università, aveva dato 8 esami con una media di 24, che per quei tempi non era una media da poco, visto insomma, maggior rigore di quegli anni. Che commercio. Economia e commercio, sì. Qui c'è la lettera, l'originale della lettera, l'ultima lettera mandata al padre, dove si interessa di che cosa fa il padre. Il padre, dopo essere tornato dall'America, aveva comprato una casa, aveva comprato dei campi nella zona Laghetto, aveva comprato una malga su nella zona di provenienza, a Canove di Roana, nell'altopiano asiagese. Si informa del formaggio col babbo, di come sta, parla del calcio, dice: ma ormai il calcio è una prospettiva, e pensa al suo futuro. Qualcosa sicuramente farò. Lui lì era lontano, diciamo, dalle battaglie che anche Francesca prima richiamava più cruente. Faceva l'ufficiale di mensa, quindi insomma, abbastanza. Però a un certo punto, l'8 settembre, c'è appunto la il caos completo nell'esercito, non ci sono ordini precisi. Figuratevi che in quell'ambito lì, in Montenegro, addirittura c'è la divisione Ferrara, per esempio, che si schiera. Noi siamo fascisti, dicono i comandanti della divisione, si schierano con i tedeschi. C'è persino un episodio in cui cannoneggiano gli alpini della Taurinense, che invece si erano schierati immediatamente dalla parte, diciamo, dell'alleanza con gli slavi. Questo è l'ultimato che viene lanciato a tutti gli ufficiali e sottufficiali: entro il 12 ottobre 43 dovevano arrendersi. Non gli danno nemmeno il tempo fino in fondo, perché in effetti lui viene ucciso tra il 9 e il 10 ottobre. E oggi le spoglie di Armando Frigo sono al sacrario militare di Bari, cioè il suo nome. Anche lo stadio comunale di Canove di Roana, che gli era stato intitolato, non è più uno stadio, purtroppo è rimasto quest'arco. L'arco l'hanno lasciato, ma il comune poi ha fatto altre strutture, diciamo, comunitarie in quell'ambito, e quindi non c'è più neanche questo era un po' anche l'insieme delle foto che volevo far vedere, anche per dare un po' il senso umano di questa biografia. Volevo finire dicendo semplicemente questo. Vediamo se lo trovo al volo, forse sì. Sì, la rimettere. Va bene, C'era un passo che volevo leggere, ma mi è sfuggito poi la pagina. Ve la racconto così. Nella sua vita di calciatore, Frigo non è mai stato capitano. Non ha mai avuto la fascia di capitano. Non lo era neanche da militare, che era un semplice sottotenente di complemento. Però davvero possiamo dire che in quel caso lui è stato capitano davvero, perché come si era messo lui a disposizione della squadra, del collettivo, da calciatore, lì si è messo addirittura la sua vita a disposizione del collettivo che gli era stato in quel caso affidato, cioè tutti i suoi soldati, che non a caso sono diventati tutti IMI, internati militari italiani. Io ho potuto ascoltare le registrazioni delle testimonianze del suo attendente, che è morto un paio di anni fa, aveva fatto una testimonianza orale. Quindi non è mai stato capitano sul campo, non era capitano come gradi. Ma non c'è dubbio che è stato un capitano negli esempi che ha dato nella vita. E anche per questo, forse, diciamo,
meritava che avesse un libro intitolato espressamente alla sua figura. Grazie. Allora, che si fa? No, tu avevi chiesto, non è che posso, a Edoardo, che ho avuto il piacere che in esergo nel libro, anche perché so che lui ha scritto. Io non è che in lo posso leggere, forse no. Un pochino, sì, non lo so, o altre persone, piccolo, cioè, sì, ecco, sì, volevo dire una cosa, una spiegazione. Sì, 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 no, certo, scusatemi, perché, no, lo dico rapidamente, ma ti do la parola. Io pubblicavo sempre i libri per l'associazione Il Lavoro e la Democrazia, che è un'associazione, diciamo, nell'ambito pratese, stato 20 anni a Prato, ho avuto ruoli amministrativi a Prato, quindi insomma, sono molto legato a questa associazione. Lo racconta Emanuele, io ho donato sempre i miei testi all'associazione perché con il ricavato l'associazione potesse continuare a fare quello che fa. Emanuele, vi racconta un secondo che cos'è questa associazione, che ha una valenza anche sociale molto importante. Proprio due parole, Siamo il presidente di questa associazione per il lavoro e la democrazia, che ha permesso la pubblicazione di questo lavoro, un lavoro precedente aveva fatto Andrea sulla Magnini, sulla marcia su Roma, che ormai con Andrea di una collaborazione, diciamo così, quasi annuale. Noi in genere si pubblica 2-3 libri l'anno. Noi siamo una associazione che è nata negli anni 80 per volontà di coloro che hanno subito un licenziamento discriminatorio. Dalla fine degli anni 60 non c'era nessuna legge che tutelava i lavoratori del licenziamento, a Prato come da altre parti sono avvenuti migliaia e migliaia di licenziamenti, soprattutto nel pratese da fine degli anni 40 fino ai 66 sono stati oltre 12.000 licenziamenti per effetto della ristrutturazione del settore tessile, per volontà di coloro che subirono un licenziamento discriminatorio per ragioni politiche, per ragioni sindacali, per ragioni di carattere religioso. Successivamente è nata questa associazione, ha cioè il compito di tenere viva la memoria, perché questo si ripete anche nel titolo stesso dell'associazione per il lavoro e la democrazia. Secondo noi sono due valori che si stanno e diventano veri nella misura in cui sono coinvolti in maniera congiunta, perché l'uno, secondo me, distinto dall'altro, difficilmente sul tema della democrazia, della libertà e del lavoro si riesce a realizzare. Questa è la situazione. Poi io due parole sul libro. Quando Andrea mi ha presentato il libro, io sono rimasto entusiasta per due ragioni. Una per la figura di Frigo, che è una figura davvero bella, perché una persona che a un certo punto, per senso della responsabilità, prima va ai militari e lo poteva evitare. Questa è una cosa che mi ha colpito in profondo. Per una ragione, perché non accetta l'idea di essere un privilegiato. E lui, quando fa l'incontro con questo mutilato, si sente una persona e ma come dice gli altri, voglio dire, e io no. E io, è il fatto che lui decide di andare in guerra per quest'anno, mi sembra un fatto di una, dal punto di vista di etica e morale, una cosa enorme. Quando l'eroismo diventa un eroismo silenzioso, che non si misura nelle scelte della vita economica. E poi, in ultimo, quando voglio dire, decide di non consegnare le armi e si sacrifica per salvare i propri militari, e poi vanno a finire, diventano IMI, e lì, come gran parte degli IMI, poi sono stati in parte dimenticati e molti si lasciano la vita. I miei nonni stavano di vedi, mamma e la mia mamma, che stavano vedendo il loro all'interno, trovandosi fuori, fu chiesto può andare a fare il militare tra le pubblichine, no? Dice, e decide e ci muore un capo di prigionia. Questa è una figura, questa è la prima ragione, anche per queste ragioni. Poi un'altra ragione,
sono un grande tifoso della Fiorentina, mi ricordo che mio papà è portato a stare la prima volta e Abbi invece 3 o 4 contro il Genoa, ma sei 7 anni. E da allora, nel senso, nella vita sono tante sfaccettature, poi anche le passioni le hanno. Quella della squadra di Hanno credo sia una passione che, non, che uno se la porta dentro. E io soltanto un giorno sono stato per il Milan, quando apri procedente lei in Milan, allora io mi disorientavo, non potendo lontare su grandi vittorie, si identificavano alcuni giocatori e per me l'identificazione era con Apri. Poi mi mandò il giorno dopo la Fiorentina e poi per fortuna perché si vinse anche lo scudetto. L'anno successivo e fece anche il padrone di Apa, per 12 anni, questa tecnica. Perché quando ho fatto questa, presentavo questa biografia, che io non conoscevo minimamente e assolutamente la figura di Cris, che mette insieme queste 2 cose, tra grande passione civile, questo grande senso di responsabilità, insieme hai fatto per militare una squadra della Fiorentina, poi a demolire la testa la della pensa Fiorentina che in fu non essendo non c'è da tanti altri attori a demagra piace poi ritorna dopo perché costruiscano un legame speciale con questa città. Ecco, io penso anche con la tifoseria, vuol dire con la gente evidenza, e questo libro me l'ha reso particolarmente speciale. Io penso che poi fatto che Andrea descrive bene, si sente il libro della Slega, c'è la differenza di altri che pur non lasciando nulla alla rigorosità dal punto di vista storico, ma la bibliografia, per rendersi conto quanta ricerca c'è dietro. Poi le volte però bisogna anche saperle raccontare, e saperle raccontare è un dono, non è una cosa che sì, ecco, questo è un bel libro, si legge bene, come tutti i libri che ha fatto, che ha fatto, e siamo orgogliosi come una situazione che avendo per forza un po' di più assistenza. Grazie. Aggiungo una cosa, siccome noi Viola, ovviamente il nostro avversario, non voglio usare termini più brutali, il nostro avversario principale è la Juventus, no? Vorrei ricordare, così per sportività in questo caso, che una vicenda simile a quella di Flick, fortunatamente per lui, insomma, poi è finita meglio. C'è anche nella Juventus, perché anche Pietro Rava, terzino metodista della Juventus di quegli anni, scelse anche lui di arruolarsi un po' con le stesse motivazioni di Frigo, cioè di non sentirsi privilegiato in questo mondo, no? Che spesso è un mondo dorato, sappiamo, del calcio, in un contesto invece in cui migliaia e migliaia, decine, centinaia e migliaia di altri ragazzi erano costretti ad andare in guerra e non potevano dire bene, no? Rispetto a un obbligo che gli era assolutamente imposto. Quindi, che io sappia, diciamo, sono 2 le situazioni di questo genere, una tinta viola. E in questo caso una anche a tinte bianco-nere. Non lo so. La nostra presidente che si è messa anche la sciarpa della Fiorentina oggi. Ho conquistato una tifosa viola con questo. Penso forse già se arriva una sciarpa del genere, no. Non credo. No, nel senso, io ora mi scuso per più volte ho sollecitato le persone a intervenire, non è un obbligo ovviamente, era per dare una testimonianza di contesto al fatto che si diceva all'inizio, cioè che veramente stanno uscendo Sì, tanti studi una ed è, quindicina, ventina d'anni. ma anche molto meno se ci pensi, Sì, perché anche io quelli proprio su quello di di Edoardo del 19, sì, no, per ma dire, quello il cioè. calciatore partigiano dei novelli è Sì, del 2002, mi pare di ricordare, quindi un po' più tardi. però come dire, è un terreno su cui c'è da lavorare ancora. Ecco, questo era anche un E tra discorso. l'altro sui calciatori si creano anche, so, per esempio a Faenza tutti gli anni fanno la figurina di Bruno Bruno Neri, Neri. ci sono gruppi musicali che hanno fatto Sì. diciamo brani rock sulla vicenda, la figura di Bruno Io non Neri, devo più c'è uno nulla. spettacolo teatrale, insomma, poi si
Se posso dire, non solo proprio a partire dalle figure, no? Da queste prime, ma anche le altre che avete nominato, eccetera, mi pare veramente interessante questa prospettiva, perché come diceva Fernelli prima, lo sport, come la musica, come poche altre cose, in realtà unisce al di là di ogni perimetro e al di là di ogni confine. Io trovo questo veramente un insegnamento intrinseco, perché è chiaro che prima viene lo sport, le sue caratteristiche, eccetera, ma lo porta con sé. E diciamo, parlare anche di questo ai giovani, a tutti, insomma, interessati allo sport, mi sembra veramente un insegnamento forse secondario nel discorso, ma estremamente interessante, estremamente appassionante, perché uno capisce di più quanto vale per la persona, quanto vale per una comunità, quanto vale appunto questa caratteristica come lo sport, che ha appunto lo sport. Quindi io spero che sia non solo per le figure della Fiorentina o comunque di, ma sia un modo per ritrovarci e riflettere anche su questi aspetti. Io penso che sia, anzi ringrazio Andrea, insomma, per aver creato questa occasione, partecipanti alla discussione e da continuare, ecco. Ovviamente sul filo della Fiorentina, con tanti altri aspetti, O anche su cioè, altri o anche su altri. sport. Sì, certo, estremamente E il ciclismo, per esempio, l'anno prossimo il Tour de France partirà da Firenze. E so, per esempio, che i veterani dello sport che hanno, no, fatto tante cose sugli sportivi partigiani, combattenti, deportati, eccetera, eccetera, stanno lavorando, perché sono visto un po' di schede già su tutti i campioni. Che hanno partecipato al Tour de France e che hanno, come calciatori, incrociato la guerra, la resistenza in Olanda, in Belgio, in Francia. Guarda. Quindi Andrea ci ha annunciato il suo prossimo libro, lo No, sa. no, Su Bartali, no, cioè, è di prossimo, lunghi. è tutta un'altra cosa. Comunque c'è Antonio Sempre che. ambientato nel periodo fascista, perché quello è il periodo storico cui più mi dedico. Comunque è un buon appuntamento per noi tutti quanti, e questo qui. Perché il Il giro giro di tour sarà un evento importante nella nostra città, sicuramente. Beh, allora. grazie. Grazie a tutti.